come realizzare questo semplicissimo top da spiaggia che io ho deciso di chiamare top stella marina. Per quanto riguarda il filato, ho usato un filato classico, ossia il cotone Magnum 5, ossia il cotone titolo 5, che si può lavorare con un 100 2,5 e con un 100 il numero 3. Io ho preferito lavorare con un 100 il numero 3 e ho scelto questo bellissimo colore, che è il colore 278, che è questo blu spettacolare. Io lo trovo veramente perfetto per poter realizzare appunto delle cose da sera o delle cose da spiaggia come questo top. Per realizzare il top, che è una taglia S, io ho utilizzato due gomitoli di questo filato, ogni gomitolo è da 100 grammi in misura 272 metri, ma del secondo gomitolo ne ho usato veramente pochissimo, solo per fare gli ultimi due giri e le catenelle per allacciare il top. Quindi se siete una taglia M o L, anche due gomitoli vanno più che bene, perché per una taglia M ne utilizzerete neanche la metà, per una taglia L li userete completamente, quindi due gomitoli vanno più che bene e potete scegliere tantissimi colori. Vi dico inoltre che è attivo sul sito Uncettando Nuovi Filati i saldi estivi, e questo filato è uno dei filati in offerta, infatti invece che 3 euro lo trovate a 2 euro il gomitolo. Un'altra cosa che vi devo dire è che naturalmente quando andate a fare questo, è una sorta si lavora in tondo, quindi man mano io mi sono fermata, gli aumenti si continuano a fare, io a un certo punto mi sono fermata con i giri, per le taglie più grandi dovete fare qualche giro in più. L'importante è che quando andate a realizzare la parte avanti vi copra del tutto davanti e vi venga la punta qui sul collo, quindi più lavorate più verrete coperte, se così vogliamo dire, e poi non si vanno a fare altro che le strisce di catenelle che servono per allacciare il top sia dietro che qui sul davanti, e naturalmente io vi mostrerò come fare anche per fare queste catenelle. Detto ciò, spero che questa creazione veramente semplice, mi avvicino per farla vedere, è veramente semplice e carinissima da fare, velocissima anche, vi piace e che desiate realizzarla. E se è così, mi raccomando, mandatemi poi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncentando con Elsa, o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncentare e Sferzare, oppure potete taggarmi su Instagram, dove mi troverete sia come Elsa Faccio che come Uncentando con i Filati. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per poter realizzare il nostro top, io ho deciso di utilizzare il filato della Titan Wool Magnum 5, ossia il classico cotone titolo 5, e ho scelto questo bellissimo colore del blu. Lavorerò con un 100 del 3 e andiamo a fare in questa maniera. Andiamo a fare un anello magico e all'interno dell'anello magico andiamo a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, quindi 1, 2 e 3. Prendo il filo, rientro e vado a fare altre 2 maglie alte, 1 e 2, catenella di separazione, prendo il filo, rientro e vado a fare un secondo gruppo di 3 maglie alte, per questo è il nostro primo gruppo di 3 maglie alte, quindi 1 2 3, catenella di separazione, e di nuovo andiamo a fare un terzo gruppo di 3 maglie alte, quindi 1 2 e 3, catenella di separazione, e andiamo a fare un quarto gruppo di 3 maglie alte, quindi 1 2 e 3, catenella di separazione, e andiamo a fare il nostro ultimo gruppo di 3 maglie alte, per un totale quindi di 5 gruppi di 3 maglie alte, quindi 1 2 e 3, catenella di separazione, e concludiamo il giro entrando nella terza catenella iniziale e andiamo a fare una maglia bassissima. Tiriamo il nostro filo per chiudere l'anello magico e adesso possiamo andare a fare il giro successivo, che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, quindi 1 2 3, rientro nella stessa maglia di base e vado a fare un'altra maglia alta, 2 maglie alte nella seconda maglia alta, quindi 1
2 maglie alte nella terza maglia alta, 1, 2, catenella di separazione, rifacciamo la stessa cosa, 2 maglie alte sopra la prima maglia alta, 1, 2, 2 maglie alte sopra la seconda maglia alta, 1, 2, 2 maglie alte sopra l'ultima maglia alta, 1, 2, catenella di separazione, ricominciamo da capo. Dobbiamo fare questo per tutto il secondo giro. Sta terminando il secondo giro, ho fatto le ultime 2 maglie alte sopra l'ultima maglia alta del giro precedente, la catenella di separazione, entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Terzo giro, vado a realizzare 2 catenelle che sono mia prima maglia alta non chiusa. Vado nelle successive 5 maglie alte e vado a fare sempre una maglia alta non chiusa sopra ognuna delle successive 5 maglie alte. Quindi una, successiva 2, successiva 3, successiva 4, successiva 5. Chiudo quindi le mie 6 maglie alte. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'archetto di una catenella e vado a fare una maglia alta, 2 catenelle, rientro nello stesso archetto e vado a fare un'altra maglia alta, 3 catenelle, 1, 2, 3, e ricomincio da capo, quindi vado a fare 6 maglie alte non chiuse, una sopra ogni maglia alta del giro precedente, quindi una, 2, 3, 4, 5, 6, chiudo le 6 maglie alte insieme, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'archetto di una catenella e vado a realizzare una maglia alta, 2 catenelle, rientro un'altra maglia alta, 3 catenelle, 1, 2, 3, e ricomincio da capo, una maglia alta non chiusa sopra ognuna delle 6 maglie alte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, chiudo le maglie alte insieme, 3 catenelle, 1, 2, 3, prendo il filo, vado nell'archetto, una maglia alta, 2 catenelle, rientro un'altra maglia alta, 3 catenelle, 1, 2, 3, e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio terzo giro. Sto terminando anche il terzo giro, ho fatto le ultime 3 catenelle, vado dove ho le 6 maglie alte chiuse insieme e vado a fare una maglia bassissima. Quarto giro, vado a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, 2, 3, prendo il filo, rientro dove ho le 6 maglie alte chiuse insieme e vado a fare un'altra maglia alta, 2 catenelle, 1, 2, prendo il filo, vado nell'archetto di 2 catenelle che mi separa il ventaglio e le 2 maglie alte, quindi qui, e vado a fare 3 maglie alte, 1, 2, 3, catenella di separazione, rientro altre 3 maglie alte, 1, 2, 3, 2 catenelle, 1, 2, e ricomincio da capo, quindi vado dove ho le 6 maglie alte chiuse insieme e realizzo 2 maglie alte, 1, 2, 2 catenelle, 1, 2, vado nell'archetto di 2 catenelle del ventaglio e vado a realizzare 3 maglie alte, 1, 2,
2 e 3. Catenella di separazione, rientro, altre 3 maglie alte. 1, 2, 3. 2 catenelle, 1 e 2, ricomincio da capo. Vado dove ho le 6 maglie alte chiuse insieme e realizzo 2 maglie alte. 1, 2. 2 catenelle, 1, 2. Vado dove ho l'archetto di 2 catenelle e realizzo 3 maglie alte. 1, 2, 3. Catenella di separazione, rientro, altre 3 maglie alte. 1, 2, 3. 2 catenelle, 1 e 2, vado dove ho le 6 maglie alte chiuse insieme e ricomincio da capo con 2 maglie alte. 1, 2, 2 catenelle, 1, 2, vado dove ho l'archetto di 2 catenelle che mi separa del ventaglio e vado a fare 3 maglie alte. 1, 2, 3. Catenella di separazione, rientro, altre 3 maglie alte. 1, 2, 3. 2 catenelle, 1 e 2, vado dove ho le 6 maglie alte chiuse insieme, di nuovo 2 maglie alte. 1, 2, 2 catenelle, 1, 2, vado dove ho l'archetto di 2 catenelle e realizzo 3 maglie alte. 1, 2, 3, catenella di separazione, rientro, altre 3 maglie alte. 1, 2, 3, 2 catenelle, 1 e 2, e termino il quarto giro entrando nella terza catenella che coincideva la mia prima maglia alta e vado a fare una maglia bassissima. Quinto giro, vado a realizzare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta. 2, 3. Catenella di separazione, rientro nella stessa maglia di base e vado a fare una maglia alta non chiusa. Prendo il filo, vado alla maglia alta successiva e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le 2 maglie alte insieme. Catenella di separazione, rientro nella seconda maglia alta e vado a fare una maglia alta. 2 catenelle, 1, 2, prendo il filo, vado dove ho le 3 maglie alte, vado dove ho la prima maglia alta e vado a fare una maglia alta non chiusa. Vado alla maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Vado alla maglia alta successiva e realizzo la mia terza maglia alta non chiusa. Chiudo le 3 maglie alte, catenella di separazione, prendo il filo, vado nell'archetto di separazione tra i due gruppi di 3 maglie alte, vado a fare una maglia alta, 2 catenelle, rientro un'altra maglia alta, catenella di separazione e vado a fare una maglia alta non chiusa sopra le successive 3 maglie alte, quindi una, successiva 2, successiva 3, chiudo le 3 maglie alte insieme, 2 catenelle, 1 e 2 e ricomincio da capo. Scusate, mi tiro un po' di filo e quindi vado a fare una maglia alta sopra la prima delle 2 maglie alte, catenella di separazione, rientro e vado a fare una maglia alta non chiusa. Vado nella maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le 2 maglie alte insieme. Catenella di separazione, rientro nella maglia alta e vado a fare una maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2. Vado dove ho le 3 maglie alte non chiuse e le 3 maglie alte, vado a fare 3 maglie alte non chiuse. 1, 2, 3. Chiudo le 3 maglie alte, catenella di separazione, vado nell'archetto di una catenella e realizzo una maglia alta.
2 catenelle, rientro un'altra maglia alta, catenella di separazione, vado dove ho le 3 maglie alte e realizzo 3 maglie alte non chiuse, 1 2 3, chiudo le 3 maglie alte insieme, 2 catenelle, 1 2, e ricomincio da capo. Facciamo 3 volte insieme. Vado dove ho la prima maglia alta e realizzo una maglia alta, catenella di separazione, rientro una maglia alta non chiusa, vado alla maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta non chiusa, chiudo le 2 maglie alte insieme, catenella di separazione, rientro maglia alta, 2 catenelle, 1 2, vado dove ho le 3 maglie alte, realizzo 3 maglie alte non chiuse, quindi 1 2 3, chiudo le 3 maglie alte insieme, catenella di separazione, vado nell'archetto di una catenella e realizzo maglia alta, 2 catenelle, rientro maglia alta, catenella di separazione, vado dove ho, scusatemi, le ultime 3 maglie alte, di nuovo da fare 3 maglie alte non chiuse, 1 2 3, chiudo le 3 maglie alte insieme, catenelle, 2 catenelle e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio quinto giro. Sto terminando anche il quinto giro, ho fatto le 2 catenelle, entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Ora il quarto e il quinto giro che abbiamo fatto sono i giri che andremo sempre a ripetere, solo che vedrete che qui, non dove abbiamo questo disegno, ma qui andremo ad aumentare, quindi si allargherà sempre di più il nostro pentagono, se così lo vogliamo chiamare, e quindi continuiamo, vi faccio vedere come. Andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, catenella di separazione, prendo il filo, rientriamo nella prima catenella di base, andiamo a fare una maglia alta non chiusa, andiamo dove abbiamo le 2 maglie alte non chiuse, andiamo a fare un'altra maglia alta non chiusa, scusate, dove abbiamo le 2 maglie alte chiuse insieme, e andiamo a fare una maglia alta non chiusa, le chiudiamo, catenella di separazione, rientriamo dove abbiamo le 2 maglie alte non chiuse e facciamo una maglia alta non chiusa, una maglia alta non chiusa sopra l'ultima maglia alta, chiudiamo le 2 maglie alte, catenella di separazione, rientriamo nell'ultima maglia e facciamo una maglia alta, 2 catenelle, 1 2, andiamo nell'archetto di 2 catenelle del ventaglio e andiamo a fare le prossime 3 maglie alte, 1 2 3, catenella di separazione, rientriamo altre 3 maglie alte, 1 2 e 3, 2 catenelle, 1 2, e ricominciamo da capo, quindi andiamo dove abbiamo la prima delle nostre maglie alte e andiamo a fare una maglia alta, catenella di separazione, rientro e vado a fare una maglia alta non chiusa, una maglia alta non chiusa dove abbiamo le 2 maglie alte chiuse insieme, chiudiamo le 2 maglie alte, catenella di separazione, rientriamo e andiamo a fare una maglia alta non chiusa, andiamo nella maglia alta successiva e facciamo una maglia alta non chiusa, chiudiamo le 2 maglie alte, catenella di separazione, rientriamo e andiamo a fare una maglia alta, 2 catenelle, 1 2, e ricominciamo da capo, quindi andiamo nell'archetto di 2 catenelle del ventaglio e andiamo a fare 3 maglie alte, 1 2 3, catenella di separazione, rientriamo altre 3 maglie alte, 1 2 3, 2 catenelle, andiamo, abbiamo la prima maglia alta, realizziamo una maglia alta,
Catenella di separazione, rientriamo, una maglia alta non chiusa. Andiamo dove abbiamo le due maglie alte chiuse insieme, realizziamo una maglia alta non chiusa. Chiudiamo le due maglie. Catenella di separazione, rientriamo, una maglia alta non chiusa. Maglia alta successiva, un'altra maglia alta non chiusa. Chiudiamo le due maglie alte. Catenella di separazione, rientriamo, una maglia alta. 2 catenelle e si ricomincia da capo. E andiamo a fare quindi questo per tutto il sesto giro. Sto terminando anche il sesto giro. Come vedete, ho fatto le 2 catenelle, entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Settimo giro e andiamo a fare 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta. Catenella di separazione, rientriamo nella maglia alta e andiamo a fare una maglia alta non chiusa. Prendiamo il filo, andiamo dove abbiamo le due maglie alte non chiuse, le chiudiamo e andiamo a fare una maglia alta non chiusa. Chiudiamo le due maglie alte insieme. Catenella di separazione, prendiamo il filo, rientriamo dove abbiamo le due maglie alte non chiuse, andiamo a fare una maglia alta non chiusa. Andiamo nelle due maglie alte successive chiuse insieme e facciamo una maglia alta non chiusa. Chiudiamo le due maglie alte, catenella di separazione, e rientriamo e andiamo a fare una maglia alta non chiusa. Andiamo nella maglia alta successiva, andiamo a fare una maglia alta non chiusa. Chiudiamo le due maglie alte insieme, catenella di separazione, rientriamo, una maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, e andiamo a fare una maglia alta non chiusa sopra le successive 3 maglie alte. 1, 2, 3. Chiudiamo le 3 maglie alte. Una catenella, andiamo nella catenella di separazione del giro precedente che mi separa i due gruppi di 3 maglie alte, e andiamo a fare maglia alta. 2 catenelle, rientriamo, un'altra maglia alta, catenella di separazione, e di nuovo andiamo a fare 3 maglie alte non chiuse, una sopra ogni maglia alta del giro precedente, quindi 1 2 3. Chiudiamo le 3 maglie alte. 2 catenelle, 1 e 2, ricominciamo da capo, una maglia alta sopra la prima maglia alta, catenella di separazione, rientro e vado a fare una maglia alta non chiusa, una maglia alta non chiusa sopra le due maglie alte chiuse insieme, chiudo le due maglie alte, catenella di separazione, rientro e vado a fare una maglia alta non chiusa. Vado dove ho le due maglie alte chiuse insieme successive, vado a fare una maglia alta non chiusa, chiudo le due maglie alte, catenella di separazione, rientro e vado a fare una maglia alta non chiusa, vado alla maglia alta successiva e realizzo di nuovo una maglia alta non chiusa, chiudo le due maglie alte, catenella di separazione, rientro e vado a fare una maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, scusate, sì. E di nuovo 3 maglie alte non chiuse, 1 2 3. Chiudo le 3 maglie alte insieme, catenella di separazione, rientro dove ho la catenella di separazione, vado a fare una maglia alta, 2 catenelle, rientro, maglia alta, catenella di separazione, una maglia alta sopra ognuna delle 3 maglie alte, 1 2 3. Chiudo le 3 maglie alte, 2 catenelle, ricomincio da capo. Devo andare a fare questo per tutto il mio settimo giro. Come vedete, stiamo crescendo qui dove abbiamo le maglie alte chiuse insieme, e mentre qui rifacciamo sempre il quarto e il quinto giro.
Però stiamo continuando in modo da allargare il nostro pentagono. Adesso finirò di nuovo questo giro, vi farò rivedere come iniziare il prossimo e poi continuerete da sole. E io vi dirò quante volte sono andata a rifare questi due giri fino ad arrivare alla larghezza desiderata. Come larghezza desiderata, il pentagono, vi deve coprire tutta la parte avanti del corpo, quindi diciamo che deve essere largo quanto il vostro seno, in modo tale che il top poi vi possa coprire ed essere legato dietro. Ma procediamo con ordine, terminerò questo giro, vi faccio rivedere come riniziare e poi continuerete da sole. Quindi sto terminando anche il settimo giro, vado a fare le 2 catenelle, entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Adesso vi faccio rivedere di nuovo come si fa ad aumentare qui, ma quello che stiamo ripetendo, ossia l'ottavo giro, sarebbe il nostro quarto giro. Quindi 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, catenella di separazione, rientro e vado a fare una maglia alta non chiusa. Una maglia alta non chiusa dove ho le 2 maglie alte chiuse insieme, chiudo le 2 maglie alte, catenella di separazione, rientro una maglia alta non chiusa, vado dove ho le 2 maglie alte successive, vado a fare una maglia alta non chiusa, chiudo le 2 maglie alte, catenella di separazione, rientro e vado a fare una maglia alta non chiusa, vado nelle successive 2 maglie alte chiuse insieme, vado a fare una maglia alta non chiusa, chiudo le 2 maglie alte, catenella di separazione, rientro, un'altra maglia alta non chiusa, vado dove ho l'ultima maglia alta e realizzo una maglia alta non chiusa, chiudo le 2 maglie alte, catenella di separazione, rientro e vado a fare una maglia alta, 2 catenelle, 1, 2, vado nell'archetto di 2 catenelle del ventaglio e vado a fare 3 maglie alte, 1, 2, 3, 3, catenella di separazione, rientro a 3 maglie alte, 1, 2 e 3, 2 catenelle, 1, 2 e ricomincio da capo. Quindi come vedete si va ad allargare sempre di più questi lati qui e quindi il nostro pentagono andrà sempre più ad allargarsi. Alla fine vi dirò quante volte ho ripetuto il giro e vi farò vedere come creare poi le catenelle che ci serviranno per poter legare il top. Allora, io ho terminato il mio pentagono, ho ripetuto i due giri per 10 volte e mi è venuto nelle punte qui lungo 24 cm partendo dal centro, dove ho i lati questi arrivo a circa 22,5 cm e per me va bene. Per una taglia M secondo me dovete ripetere il motivo almeno per 12-13 volte, mentre per una taglia L per almeno 15 volte. Comunque, una volta arrivata alla giusta larghezza, che vi ricordo deve coprirvi tutta la parte avanti, si vanno a creare le catenelle che servono per poter legare il top. Qui di lato io ho agganciato il mio uncinetto, il mio filo con l'uncinetto, ho fatto 150 catenelle sia da questa parte che da quest'altra parte, mentre nella punta in alto che mi serve per legare il mio top al collo ho fatto una lunga striscia di 200 catenelle che ho fatto poi passare in mezzo al archetto di 2 catenelle del ventaglio in modo da poter legare il top anche sul davanti. Non ho fatto alcun tipo di bordino, volendo in realtà si potrebbero fare delle frange sotto e qui di lato, ma io preferisco lasciarla così com'è, quindi il mio top è terminato.